Questo è Ben Godi, l'appuntamento nel quale cerchiamo di mettere in evidenza le eccellenze del territorio ed è veramente un gran piacere perché abbiamo tante cose da dire. Cibo, culture, manifestazioni, eventi, studio bellissimo. Abbiamo Massimo Rossi che è già ripartito a preparare con il suo scudiero e il suo mentore. Allora tu sei lo scudiero, lui è il cavaliere e lui è il mentore. Facciamo così? Ormai tanto ti ho dato tutto, ti posso dare anche questa. Ti va bene fare il mentore, Romanelli, sì, sei lo storico. Bene. Che stai a fare adesso, Massimo Rossi? Facciamo una torta di bietola. E poi facciamo anche il tortino di bietola da sport. Da sport. E con che cosa la fai la tortina alla torta di bietola? Allora, si parte da un impasto di pasta di pane, che poi tireremo e cuoceremo comunque in padella. E poi prendiamo, invece della ricotta, prendi il raviggiolo, perché sai a me li piace. Li fai tu. Allora, tutti quelli là sono i prodotti che fa lui. Io mi immagino i suoi collaboratori, quanto sei folle. Noi facciamo raviggiolo. Guarda che spettacolo là davanti, i tuoi formaggi. Da solo? Ricotta, sì, raviggiolo, ricotta. Ma non è, scusa, te lo posso dire, sì. Ma non è che può fare tutto te, ma chi sai? No, non è che voglio fare tutto io. Ma uno che viene da me deve mangiare qualcosa che è mio. Altrimenti che gusto c'è? Il mio lavoro zero. È trasformare. A metro zero. Il mio lavoro è trasformare le materie prime. Sennò e allora gusto? Massimo, dicevi, per pesto farai... Facciamo un pesto sempre con base, perché anticamente c'era questa usanza di mettere i pinoli. Ce l'hai il riferimento storico? Sì, sì, i pinoli, le mandorle, l'uvetta, eccetera. Facciamo un impasto in cui invece la ricotta metto il raviggiolo. Ci lavoreremo la bietola, che sarà da ripieno, e faremo un tortino da impiattare. Dopo mi dici storicamente anche questo nel libro di Albergotti, Uomo Storico. Allora, ripartiamo noi adesso con... vorrei tornare con il sindaco qua di Pergine Valdarno. Ricordami il nome, non mi scrivo niente per fare lo scienziato, ma poi non mi ricordo niente. Allora, Simona, un giovane sindaco di Pergine Valdarno, comunità. Vediamo di aggiungere altre informazioni riguardo a questo comune del Valdarno. Avete, secondo te... Qui davanti anche il concetto, oltre dell'olio c'era il cece. Perché lo sfruttamento agricolo a Pergine si fa anche sul recupero di un legume come questo? Sì, infatti io ho voluto portare il cece pergentino perché ha una storia anche molto simpatica da raccontare. Pensate che il cece pergentino è una specie in via d'estinzione praticamente, che è stata un po' riscoperta per caso da un agricoltore di Pergine Valdarno, che una sera a cena da un anziano del paese vede questo barattolo con dentro questo cece piccolissimo che questo signore piantava e raccoglieva così per consumo familiare. Quindi questi agricoltori si sono messi insieme, hanno commissionato all'Università di Pisa di fare uno studio, e questo studio è stato inviato all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura, che l'ha praticamente classificata come una specie di zona, quindi di Pergine Valdarno, in via d'estinzione, per cui hanno nominato dei contadini custodi. Infatti queste confezioni sono prodotte proprio dai contadini custodi, che hanno questo compito di portare avanti, perché diciamo, anche questo è territorio, questa specie, credo, no? Esatto, questo dimostra anche insomma la passione che hanno i nostri produttori. Complimenti, perché è un bel lavoro anche questo del cece, ci tenevo a raccontare con tutta l'aneddotica che è ricollegata dietro per mostrare la radice. Roberto Francini c'ha delle uova, una frittata, delle arance. Io non so se tu sei nel parco delle foreste casentinesi o sei in una baita con una donna da soli, magari con tua moglie, non magari, di sicuro, che stai godendo queste cose. Ascolta, no, in realtà siamo, io e Emanuele siamo piuttosto invidiosi del fatto che lì friggete, preparate cose, però anche in Casentino ci sono delle tradizioni carnevalesche. Quali sono, Emanuele? Sì, guarda, preferisco che ne parli la Francesca della cooperativa Oros, che è una delle realtà più importanti nel Parco Nazionale per ciò che riguarda la collaborazione alle attività che normalmente vengono svolte. È qui con noi. Il carnevale si chiama il Carnevale delle Sette Merende, poi ne facciamo parlare a lei. Ecco, il Carnevale delle Sette Merende, suona bene, già. Di che si tratta? Sì, no? Si tratta di una tradizione carnevalesca che qui a Badia Frattaglia veniva fatta dai tempi dei tempi, perché anche il mio babbo, che ha 85 anni, anche lui se la ricorda e l'ha praticata. Veniva fatta dai bambini che si ritrovavano in una casa e dovevano portare con sé un uovo e una salsiccia. E questa domenica delle sette merende ricadeva la domenica prima del Giovedì Grasso.
e tutti insieme facevano questa frittatona. Ma perché con la... sette merende? Perché sette? Che allora, significa? Non è che facevano sette volte la merenda, però facevano una bellissima merenda abbondante. Il valore del sette in questo del caso? Il sette che è legato nella tradizione religiosa all'abbondanza, infatti si dice il giro delle sette chiese per identificare un qualcosa di abbondante. E questa tradizione qui a Badia è stata diciamo riscoperta, ritirata fuori da un bellissimo lavoro che abbiamo curato noi come cooperativa nella scuola di Badia Prataglia. La scuola di Badia Prataglia sta facendo, grazie al Parco Nazionale, un progetto di riqualificazione del rapporto tra la scuola e il paese, ed è una scuola nel cuore del parco. Bello. Noi come cooperativa abbiamo curato questo lavoro, e durante l'anno scorso, durante il lavoro di recupero di tutte quelle che erano le nostre tradizioni, è uscita fuori questa tradizione. Bene, grazie. Mi piace Roberto. Molto. L'hanno fatta rinascere, perché sono è piaciuta a tutti, sì. Bello. Un paio d'anni che la rifesteggiamo tutti insieme. È piaciuta molto anche a noi. Grazie Roberto, dopo ci colleghiamo di nuovo. Sto vedendo queste immagini del parco. Queste sono del periodo primaverile, ma mi invita a pensare che questo è veramente uno dei paradisi terrestri che abbiamo a pochi chilometri da tre grandi città della Toscana, fra Arezzo, Firenze, poi diciamo anche della parte invece delle Marche, cioè della Romagna. È pazzesco come abbiamo dei valori così alti e ce ne dimentichiamo tante volte. Carnevale, carnevale! E allora da quello lì delle sette, lo sapevi il carnevale delle sette? No. Forte quella cosa delle sette chiese. Io la riuso, poi se io la rispaccio, passo da uno che le sale. Io ascolto e la rispaccio, capito? Vabbè. Allora, vicepresidente del carnevale di Fogliano. Ricordami il nome, Marco. Marco, abbiamo le immagini anche d'appoggio, perché comunque ora parleremo del vostro carnevale, che è fino a quale domenica? 28 febbraio. A Fogliano, il più antico carnevale d'Italia. C'è in appoggio anche un libro che è uscito proprio adesso, lo vediamo qua davanti al nostro tavolo, no? Così ci divertiamo fra le immagini e il libro, vai. Esatto, quest'anno dopo 20 anni abbiamo pubblicato il nostro sesto volume di Giocondo Re di Paglia, che non è altro... è un libro fotografico che è una finestra praticamente sul nostro carnevale, che racchiude tutti i 20 anni, in questo caso gli ultimi 20 anni del nostro carnevale, quindi con immagini, aneddoti, articoli di giornale e documenti storici. Perché in genere mi dicevi che la memoria storica di questo carnevale era uscito anche in edizioni in anni precedenti, erano proprio 20 anni che non c'era più. Esatto. Tieni la testa al microfono, esatto. Alla bocca. Esatto. Prima questo è il sesto volume e quelli precedenti raccontano il carnevale prima del 1996, che è l'anno in cui parte questo volume. È in vendita, distribuzione gratuita, questo, per capire. Questo volume è in vendita in allegato a un DVD che è un reportage sulla costruzione dei carri. Finalmente anche lì abbiamo colmato una lacuna che ci mancava, perché all'interno dei cantieri nessuna macchina di ripresa era entrata e ha fatto questo reportage. E nulla. Oltre alle foto ci sono tutti i documenti, annulli filatelici, sei manifesti. Sei orgoglioso di essere di Fogliano? Assolutamente sì. Ma questo carnevale, ma quanto vi prende tutto l'anno? Perché poi fate anche un'edizione estiva, posso dire cose sbagliate? No, il carnevale dura 12 mesi per noi, perché oltre a quello invernale facciamo quello estivo, facciamo una serie di manifestazioni, partecipiamo a Lucca Comics, facciamo il Festival dei Colori, insomma ci inventiamo di tutto. Pur di far festa ci inventiamo di tutto. Guarda che spettacolo! Questi sono i carri di questa edizione di quest'anno, visto ma precisi che siamo stati. Allora, fra poco noi torneremo poi anche con Roberto. Stai andando avanti col piatto, Massimo Rossi? Intanto ho preparato che è preparato piatto. Allora, questa è una cosa storica, vieni qua, me lo dici. Allora, questo piatto si chiama come? Sì, è una torta di bietole. Torta di bietole fatta con pasta di pane. Pasta di pane. Caro Romanelli, storico, uomo della cultura qui vicino, che lo porti in giro, almeno gli dai un po' di valore a stomaco qui accanto. Sui vini già non se ne intendeva, poi sul cibo. Allora, raccontami, che dov'è nel libro anche è questo? È un piatto quaresimale, sì, ripreso sempre dal manoscritto Albergotti del 1712. Anche questo è quaresimale, perché però sì. Non c'è l'uvetta, che è troppo, direi, nobile come prodotto. No. Questo è un piatto di magro proprio. Questo è un piatto di magro. Perfetto. Che potevano mangiare tutti. Che ci metti, Massimo Rossi? Un po' di cannella.
Un po' di? Cannella. Però se ci metti una spezia non si trasforma da piatto di magro a piatto di grasso? No. Ok. No, è anche dipende dai cibi, perché i cibi in base a con cosa li abbini, certo, si nobilitano meno. Non entrare, diciamo, su stanasse, Massimo. Lussuoso. Ecco. Massimo, no, si sta calmo. Sul vino, quando apri bocca io mi inginocchio. Sul food io andrei più con i piedi calmi. Sulle cose. Che c'è? La Quaresima c'era. Suo amico suo, punti di, sì, lo so. Dei punti di quiete dove tipo San Giuseppe, per esempio. Uno era quello, poi c'era anche la Segarella Vecchia. Ah, è vero, a Fogliano la fanno Segarella. No, dove lo fanno? In Casentino Segarella Vecchia, mi sembra. Sì, ancora oggi sì. Mi sembra sì, di sì. Sì. Ok. Fino agli anni 50 era. Lo puoi tenere Romanelli tu oppure no questo? Yeah, oppure no? Le persone di cultura il cibo non lo tengono in mano. Già, si mangia anche. Ah, ecco, lo mangi? Sì, sì. Non sì. Ti cibi solo di cultura. No. Ok. Non va. Roberto Francini, ti do l'ultimo collegamento, che dici? Ti vedo là che sei in mezzo, sì. Non so se sei finto in un negozio, te la dico. Senz'altro, senz'altro. Da sé. Guarda, ti saluta uno dei simboli del Casentino. È vero? Beh, insomma, un cappotto nel più classico tessuto casentinese, una delle particolarità, una delle perle del Casentino. Colore tradizionale arancio e verde. Questo è il punto di accoglienza del turista. Sì, questo è il centro visita di Badia Prataglia, il centro visita del Parco Nazionale, è il centro visita più importante insieme a quello di Bagno di Romagna. Qui chi vuol venire a visitare il Parco Nazionale si ferma per poter avere tutte le informazioni, dai sentieri che può percorrere a cosa fare durante la sua giornata, dove alloggiare. Un po' di assistenza anche per trovare l'alloggio. Sì, cioè, sì. Le varie iniziative che ci sono durante l'anno. Insomma, penso che sia. Vedo che ci sono pubblicazioni in tutte le lingue. Quali sono i turisti più esigenti e più anche accorti? Allora, sicuramente il turista migliore è quello italiano, il nostro. Mi rompe un po' le scatole, chi è? Il tedesco, sì, tedesco, è quello più puntiglioso, che vuole avere l'informazione precisa, dettagliata. E comunque qui in questo centro visita arrivano soprattutto escursionisti, persone che desiderano visitare il Parco Nazionale. Hanno voglia di camminare. Hanno voglia di camminare. A cavallo, a piedi. Prendere tutte le informazioni per visitare questo parco, a cavallo, a piedi, in mountain bike. E da questo centro visita diamo tutte le informazioni. Quindi l'informazione fondamentale è che da Badia Prataglia si parte poi per il giro delle foreste casentinesi. Vogliamo ringraziare tutti i nostri amici che ci hanno ospitato oggi, a partire da Emanuele Perez, che è anche il portavoce, addetto stampa del Parco Nazionale, sì. E poi tutte le persone che sono state con noi, le varie cooperative Oros ad esempio, che si occupano appunto delle varie iniziative del parco, dell'accoglienza anche, abbiamo sentito, dei turisti. Ricordiamo che il parco è aperto tutto l'anno. Bellissimo. Sì, assolutamente. Cerchiamo di destagionalizzare l'offerta e di offrire a chi viene sempre delle cose nuove. Ma che spettacolo! A questo punto non ci resta che salutarvi, sì, da Badia Prataglia e naturalmente salutare tutti gli ospiti che sono in studio. Adesso, alla prossima. Grazie Roberto. I colori del parco, guarda. E poi aggiungo che questo parco è visitato da tutte le generazioni. È un'esperienza che più la condividi e più la apprezzi, perché ha delle sfumature, dei momenti sia legati alla natura, sia legati comunque anche al cibo, all'incontro che si può fare di emozioni. Perché io credo che alla fine sia un parco di emozioni. Ma io qui in studio volevo tornare dall'emozione al parco, hai visto tu? Cioè, non potresti, curiosità, con la domotica, tu che sei il presidente, no? Sì. Io ti sto chiamando presidente a tutto spiano, con sì, partigianato, vai, lì, ti ho dato il titolo, vai. Sei presidente della Federazione Impianti, e la domotica e l'innovazione che stiamo tenendo in considerazione in questo Bengodi è importante. Io stavo scherzando per dirti se era possibile aprire e chiudere anche i cancelli, ma mi do la risposta solo in un secondo. Anche i cancelli mettiamo dei greggi, deduco di sì, perché lo so di aziende agricole che usano la domotica per fare, sì, vero? Assolutamente sì, quando si parla di domotica è molto legato all'ambiente di casa, no? Ma in realtà è un errore
perché la domotica è legata a tutta la nostra vita, intesa come migliorarla, renderla più semplice, no? Tu pensa che il pastore prima la mattina doveva alzarsi e andare a aprire il cancello, oppure poteva metterci un orologio per aprirlo sempre alla stessa ora. Se invece magari il tempo è brutto e non vuol far uscire gli animali, lo gestisce col telefonino da casa. Come e infatti adesso noi vediamo questi tutto. Strumenti tecnologici che non devono far paura perché sono a disposizione, credo, a disposizione della sono, persona. Sono al nostro servizio, non si può pensare che oggi con il telefonino navighiamo su internet e riusciamo a parlare con tutto il mondo. Ti tocca studiare apparecchio? No, è divertente, dai. Ah, è divertente. Perché è divertente. È un lavoro impegnativo, è una passione, perché poi è bello, no? Stare qui insieme agli altri, dove c'è la cucina, dove ci sono la rappresentazione del carnevale e tutto il resto. Io e ognuno ha la sua passione. Questa è la nostra passione è quella di rendere più facile la vita di tutti i giorni. Ascolta, ai giovani le consiglieresti questo tipo? Perché a me piace col concetto degli artigiani, sì, il gruppo di Confartigianato, capire mercato futuro è un tipo di attività. Cioè prima si faceva, passami il termine, elettricista. Prospettive future oggi in questo settore? Adesso il prospettiva per fare l'artigiano, come si pensava 15 anni fa o 20 anni fa, è cambiata. C'è sempre la prospettiva per fare l'artigiano e è questa. Adesso bisogna andare incontro alle nuove tecnologie. Con il cliente diventi un partner, non sei più l'elettricista che gli fa l'impiantino, gli installa. Il cliente ti chiede un consiglio, vuole da te sapere, aiutare, dice ho bisogno di fare questa cosa, vorrei risparmiare, vorrei intervenire. E tu devi acquisire la fiducia del cliente dimostrandogli sul campo quello che sai fare e quello che puoi fare. Quindi dico sì, oggi è un valore artigiano importante. Questo, la tecnologia, l'elettronica che tutti i giorni utilizziamo con i nostri telefonini, è a nostra disposizione. Tetti, fotovoltaico, pannelli fotovoltaici, sì. Okay. Nel limite in cui vale la pena installarli. Se io non abito mai in casa durante il giorno e non ho nessun consumo, potrebbe essere anticonveniente. Mi piace che hai detto questa cosa, bravissimo. No, è assoluto, però va valutato con il vostro installatore di fiducia, che è una cosa diversa dall'elettricista. Sono d'accordo, grazie. Allora, com'è uomo? Romanelli è un fenomeno questo, cioè libri antichi, sul serio. Noi Massimo Bulletti, bene che vale, Giamo Topolino e Paperino, io almeno, tu no? Che sei, tu invece sei un amante dei... tu sei della... Marina, tu no? Marina militare. T'ho visto in Facebook, il buon Marini, sei un marinaio, eri tu? Aspetta, sta visto che oggi... Cioè tu saresti un ex marinaio, scusa un secondo, sei un ex marinaio? Certo. Ma e tu che facevi? Guidavi la nave o che facevi? No, io pensavo a mangiare. Sul serio? Come no, in Cambusa. In Cambusa lavorare, vedi, oh, vedi che è il successo delle persone. E invece aspetta, che mi dai lo stacco l'altro, do anche, me lo inquadri quest'altro uomo. Tu invece Massimo che facevi di lavoro quando eri più ragazzo? Aeronautica. Aeronautica, sul serio, e che facevi in aeronautica? Quello che si volavi. Volavi, anche. Ma buttavi le bombe, che facevi? Ma che ti sei emozionato? No, non no, fa finta di non sentire. Ma ti buttavi le bombe, no, che facevi? No, assolutamente, assolutamente. Ok, no, no, okay. No. Grazie ragazzi, grande lavoro. Allora, ritorniamo. Che vuoi fare? Questi, c'ho questi, sono brave persone, gli voglio bene. Parliamoci ogni tanto. Ma mica poi... Vorrei dire... Marina, aeronave. Sì, no, ma infatti io sono il più sbriciolato, proprio zero. Grazie agli altri ospiti. Massimo, come chiudiamo qui con tutti i tuoi prodotti là davanti? Abbiamo creato praticamente la torta di bietola, in versione da viaggio a panino. Tagliala, lasciali il taglio, bravo, lì, e la tagli. C'è anche la versione qua colta di Massimo Rossi, il collaboratore, il buon Romanelli, che è un appassionato studioso, e questa ricetta è in un libro del 1712 dell'Albergotti. Manoscritto Albergotti. Qua originale l'ha portato. Ma non hai paura che te lo macchi, perché Massimo Rossi è uno che magari no, gli no, sbaglia. No, è sempre mano mia. Ma è sempre mano tua, sì, non glielo sì, dai, eh? No. Ok, grazie, mi ricordo il tuo nome. Paolo. Paolo, ok, che è una bella, brava persona per sopportare questa cosa. Io ringrazio tantissimo la regia, Natale Teci e Luca Bursi, Claudio Caloni era in esterna con quel diavolo del Francini. Non so se torneranno, io c'è freddo stasera, ha fatto tutto del Parco delle Foreste. Grazie ragazzi, sigla finale.